Dunque, siamo al terzo turno di gioco. Sono contro Violinu con il nero. Allora, l'apertura 22-18. Ok. 10-14 e 23-19. Non saprei se è favorevole o no al nero. A occhio e croce sì. Comunque allora, io adesso qua devo catturare. E vediamo un po' come va. Qua faccio 6-10 tutta la vita. Ok, non è favorevole al nero, credo che sia pari. Una volta che c'ho il nero, cosa deve uscire? La pari è... Succede così anche in gara, quasi sempre. Poi la volta che c'ho il nero, a volte esce anche la 2B addirittura. Allora, dopo questa, non me la ricordo moltissimo. Potrei dare il cambio 10-14, 12-15, no. Ma provo a farlo sbilanciare al centro, dai. Cambio. XX. E adesso, allora. Se io do questo cambio adesso, mi sembra buono. Se invece vado qua, non lo so. Mi vado ad avventurare. Anche perché si complica molto. Lui può dare il cambio se poi mi attacca, non lo so. Io andrei sul sicuro e farei 12-15. Facciamo 12-15. Catturo verso il centro. Allora, 15-19 farei. Prendo il centro, però si può complicare così, viene fuori un po' di intreccio. Vabbè, proviamo. Non so se questo avversario sia candidato maestro o maestro, io non ricordo sinceramente, ma... So che comunque non è facile, non è facile da battere, quindi allora ha fatto la 32-28 e io qua continuerei a complicare sperando che sperando di non avere poi alla fine brutte sorprese. Potrebbe anche lui fare la stessa cosa. E infatti. Allora, qui io andrei a muovere la 9-13. Anche perché non ho molte opzioni. Allora, se faccio 13-17 con i vari tiri, credo che si scopra di più lui, però non ne sono così sicuro. Poi non si sa cosa farà, potrebbe anche fare mosse d'attesa. Vabbè, io faccio 13-17 anche perché qua non posso fare nient'altro. Sta copiando le mosse. Qua mi viene in mente la 2-6. Non lo so quanto sia corretta. Perché con 2-6 poi sacrifica. E non va bene.
No, secondo me qua conviene andare in 5-9. Allora, se faccio 2-6. No, 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 no. 5-9. Anche qui potrebbe ancora copiare le mosse, vediamo se lo fa. E in quel caso devo aver pronto un piano. Ah no, però attenzione, lui non può copiare le mosse perché da quella parte io andrei a dama. Sì, vabbè, chissà cosa stavo pensando. Allora, io qua a questo punto farei la 1-5, impedendo anche di liberare questa casa perché qua vedete che potrebbe avere dei tiri. Che comunque potrebbero metterlo male, però vediamo. Molto interessante questo match, molto piacevole. Allora, fatto la 30-27. Devo pensarci un attimo. Se attacco questo pezzo, io giocherei con un pezzo in più momentaneamente, però non saprei, devo valutare se ci sono dei pericoli, dei sacrifici, eccetera. Per esempio, c'è l'incollamento, c'è questa qua, che se dopo io catturo con questa, lui mi dà il cambio ed è a dama, quindi non posso attaccare. Eh sì. Allora niente, 9-13. E vediamo che fa. Qua potrebbe farmi il tiro a 2. A quel punto devo valutare io cosa fare. C'è il solito problema qua. Allora, io farei la 5-9, non ho molto tempo per pensarci, però potrei anche fare la 5-10. Se do il cambio, lui mi fa le 2. No, no, do il cambio, 5-10. Se mi fa le 2 io posso fare il controtiro. Ok. Cioè non il controtiro, però c'è questa legatura. Attenzione qua perché... Allora, io qua andrei a chiudergli lo spazio. Farei proprio 13, sì dai, 13-18. Allora, qui beh, però attenzione, qua io non posso fare il tiro a 2. Potrei sacrificare e fare dama. Non saprei. Vabbè, tiro. Controtiro. E adesso devo tentare la pari sotto pezzo.
devo fare dama per forza. Il cambio, vediamo con la mossa come sarei messo. Allora, occhio e croce, posso invertirla perché sono sulla pedina. Il finale teorico, cambio dai. Ah niente, qua non posso fare granché. Vediamo se vado qua, lui viene qua, poi gli chiudo la. No, però attenzione, meglio che tengo la pedina. Faccio avanti e indietro, muovo la dama. E poi ho la mossa sulla dama a posto. Chiedo la pari. Accettiamo la pari. Ok, GG.